about to leave. Already packing. E buongiorno ragazzi, eccoci nel secondo giorno. Siamo nel centro di Alba, adesso facciamo una passeggiata. Io sono ancora con la maglia dei pinguini e adesso facciamo una passeggiata. Abbiamo lasciato l'hotel residence dove eravamo. La macchina ovviamente è carica perché è ancora carica al 90% e quindi non l'ho attaccata oggi. Però ecco, devo dire un appunto sulla ricarica di ieri. È quello che dovrebbe succedere tutte le volte, cioè io ho la necessità di lasciarla in un posto per tante ore perché comunque avevo il concerto, quindi una ricarica efficiente e lenta è migliore rispetto in questa occasione a una super veloce, perché sennò avrei dovuto spostare la macchina ma ero al concerto, quindi in certe occasioni è l'ideale e quindi ben venga che ci siano anche queste colonnine un po' più lente che quindi permettono di andare ad eventi, sapere che puoi lasciarla lì un bel po' di ore senza dover liberare il posto subito, perché sennò diventa una tragedia. Ora facciamo un giretto e cerchiamo un posto dove mangiare. Ed eccoci nella via principale, abbiamo lasciato dietro di noi Piazza Ferrero e stiamo andando verso il centro dove ci sono le torri medievali. Ovviamente perché c'è Piazza Ferrero? Perché Alba è conosciuta appunto per la famiglia Ferrero che ha aperto lo stabilimento dell'omonima azienda conosciuta in tutto il mondo. Infatti subito di fianco alla cittadina, che è abbastanza piccola, c'è la fabbrica principale della Ferrero ancora in funzione. La città di Alba è anche conosciuta per i tartufi, infatti ci sono tanti negozi che vendono olio al tartufo. Infatti adesso stiamo cercando qualcosa da mangiare a base di tartufo. Adesso siamo arrivati dove c'è il palazzo del comune. Fa caldo? Sì, più convinta. Sì, fa tanto caldo. Ok, così è più non convincente. Non ho neanche le forze per parlare. Cioè non serve essere convincenti, ma è ancora più convincente. Questa è la piantina della città, che vedete ha una forma ovviamente circolare, molto probabilmente era attorniata da mura, e poi c'è tutto il centro storico che si sviluppa. Questa è l'area dove c'è stato il concerto ieri sera. Qua c'è la stazione, noi abbiamo parcheggiato qua sotto, Piazza Ferrero, e poi c'è tutto il centro storico. Ora siamo entrati in questa enolibreria dove hanno un sacco di vini del posto, ovviamente, tra Barolo, Dolcetto d'Alba, Arneis, Roero, un sacco di vini strabuoni e hanno appunto anche i libri, quindi secondo me è un concetto di negozio molto molto interessante. E poi hanno un sacco di cose, tartufo, porcini, fine pasto, molto molto bello, guardate il soffitto, fantastico. Questi sono tutti funghi, secchi o in conserva, freschi, molto buoni. Poi hanno anche vari tipi di pasti e questa è tutta la parete del tartufo. Ora andiamo a vedere la cantina di tutti i vini. Si scende sotto. Oh, che profumo di cantina. Wow. Guardate che figata. Dopo la cella con i vini più pregiati. Se riesco a farvi vedere un Barolo. 116 euro, il vino buono costa giustamente. Guardate questi, più di 500 euro di Barbaresco.
devono essere strabuoni. C'è proprio profumo di cantina, di umido. E infatti si sta bene, bello fresco. Non troppo, però abbastanza fresco. Il negozio comunque è questo, quindi se passate da Alba sapete dov'è. Ora ci abbiamo fame, dopo tutto questo vino e questo cibo dobbiamo per forza andare a mangiare. Ed eccoci a tavola finalmente. Abbiamo trovato questo posticino, si chiama Momenti Gourmet, che è dall'inizio pasto, quindi dalla mattina fino alla sera, e fanno un po' di tutto. Dovrebbe esserci anche cose tipiche. E infatti per ora sono arrivati un entrée che è crema di pomodoro con crema di caprino sopra e pane artigianale fatto da loro. Direi che l'inizio è ottimo. Ci sta, ci sta, ci sta. Buon appetito. Allora, è arrivato il vino, è buono. Buono, 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 buono. Poi vedremo a fine pasto quanto sarà buono. Però vedremo l'effetto che fa. Adesso è arrivato anche l'antipasto di Fede, un mix di formaggi con le salsine. Questa deve essere molto buona. Marmellata di fichi e miele aromatizzato. Buono. Pane artigianale, abbiamo già fatto vedere, e lì c'è il residuo del pre-antipasto che era molto buono. E aspettiamo noi, intanto che lui mangia, aspettiamo i tagliarin col tartufo. Intanto beviamo. Raga, è arrivato il primo. C'è un profumo. Adesso mangiamo. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Buoni, sapevano un po' di tartufo, ma perché secondo me non è periodo, quindi è quello estivo che profuma un po' molto meno, però buoni. Buoni, dai. Buoni, vero? Buoni, buoni. Accettabili, dai, ci sta. Tanto ci stiamo ubriacando col Barolo, quindi. Tutto buono. Io sono ubriaco. Ed ecco che sono arrivati i dolci. La mia è una mousse al cioccolato fondente con lamponi freschi. Il suo è un rocher col caramello. E il suo è qualcosa al cocco con qualcos'altro al mango e qualcos'altro passion fruit, credo. Diciamo che in questo momento è più il Barolo che parla che la coscienza, ma esatto, però godiamoci il dolce. Ma tipo nuovo. All'interno c'è la crema di lamponi, buonissimo. Super buono. Super buono. Molto buono. Ottimo, consigliato. Ed eccoci tornati in macchina, fortunatamente sono riuscito a pre-raffreddarla, così abbastanza fresca perché segna 43 gradi fuori. Adesso abbiamo il 90% di batteria e andiamo verso Milano e poi Como, e quindi capiremo poi dove fermarci per caricarla, man mano vi faremo vedere. Stiamo tornando. Adesso piccola tappa fuori da Binasco per fare una super ricarica alle Ionity, perché adesso siamo con più o meno il 25% di autonomia, così siamo tranquilli e andiamo fino a poco. La colonnina sta cercando di inizializzarsi con l'auto, infatti l'ho assaccata. Adesso vediamo quanto ci mette. Adesso siamo ripartiti in direzione Como, ma dato che c'è traffico in tangenziale cerchiamo di passare nelle campagne per evitare un po' il casino. E siamo ripartiti dalla Ionity col 60% di autonomia.
Ed eccoci, adesso siamo in ripartenza da Como. Da allora siamo partiti dalla Ionity col 60% e siamo arrivati a Como col 33%, tutta autostrada ovviamente, più o meno, per il primo pezzo. Adesso, prima di tornare verso Milano, facciamo un ultimo rabocco molto veloce qui a Como, in zona Rebbio, dove hanno installato queste Enel X Juice Pump 150. Sono quattro stalli, diciamo, e vediamo quanto va, però dovrebbe essere bella potente, quindi adesso la testiamo subito. Ed ecco che è partita, infatti eravamo al 33%, la colonnina ci dà che è al 33% la macchina, e adesso è partita la ricarica. Per ora sta andando 80, 85, 90, diciamo che sta andando molto bene, molto molto bene, ottimo. A posto, siamo arrivati al 51 alla fine, volevo fare 50, è arrivato al 51 il tempo di staccare, talmente veloce, e niente, quindi adesso esperienza carica. Esperienza mediamente positiva nonostante Nelix. Esatto, quindi queste qua funzionano abbastanza bene, potenza bella piena, e ha avuto una punta di 90 kW e poi si è assestata sui 74 in fase di ricarica, quindi pochi minuti, e adesso ripartiamo in direzione Milano. Take my hand.